Buongiorno, nell'ambito del ciclo Le nuove sfide per l'ingegneria aerospaziale che l'Accademia delle Scienze di Torino dedica a questo importante tema, questo è il secondo appuntamento. Io sono Marco Gerlone, docente del Politecnico di Torino, in particolare del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Aerospaziale, e vi parlerò di una nuova opportunità per le strutture aerospaziali che sono i materiali compositi. Cominciamo dal chiederci quali sono i compiti di una struttura. L'obiettivo del progettista strutturale è, come dire, determinare le caratteristiche di una struttura a quale scopo? In primo luogo al rispetto dei requisiti di progetto, e ci torneremo. In secondo luogo alla garanzia della massima sicurezza per i passeggeri e per le altre persone coinvolte, per gli altri sistemi coinvolti. Altro scopo, la limitazione dei costi di realizzazione e, non ultimo, per importanza, soprattutto nell'ambito aeronautico, la limitazione del peso, che come potete immaginare nel campo aeronautico e aerospaziale è di fondamentale importanza. Ecco, ma soffermiamoci sui requisiti di progetto. Ce ne sono molti, i due più importanti e quelli sui quali ci soffermeremo in questa chiacchierata sono la robustezza e la rigidezza. Che cos'è la robustezza di una struttura? È la sua capacità di sopportare i carichi senza arrivare a cedimento, senza rompersi. Per esempio, se immaginiamo di avere un provino, una barretta di un certo materiale sottoposta ad una certa forza applicata alle due estremità, questa forza può essere aumentata fino ad arrivare ad un livello critico che chiamiamo forza di rottura o carico di rottura, che è di rottura perché provoca la rottura del provino in due. Qui si vede diciamo il segmentino di separazione tra i due lembi del provino stesso. Quindi in termini matematici, se io volessi tradurre questo requisito in un criterio di robustezza, potrei dire che il criterio rispettato se la forza applicata è minore della forza di rottura, se il carico applicato è minore del carico di rottura. Ok? Quindi requisito e criterio. La stessa cosa vale per la rigidezza, che è un secondo fondamentale requisito strutturale. La rigidezza è la capacità di una struttura di non deformarsi eccessivamente quando viene sollecitata. Qui abbiamo come esempio visivo quello delle prove di flessione sulle semiali di un velivolo, una prova ovviamente fatta a terra, nella quale, oltre ad altre caratteristiche e prestazioni del velivolo, si verifica quanto sotto un dato carico prescritto dai regolamenti l'estremità dell'ala si solleva. E in termini grafici possiamo tradurre tutto questo in questo disegnino qui a fianco, del quale c'è una forza applicata, il conseguente spostamento dell'estremità e il criterio che traduce matematicamente questo requisito di rigidezza può essere quello che questo spostamento sia limitato o stia al di sotto di un certo limite prescritto. Perché è importante la rigidezza? Sulla robustezza non mi sono soffermato, ma è chiaro il motivo per cui è importante la robustezza. La rigidezza, d'altro canto, è importante perché un'eccessiva deformazione, tra le altre cose, può generare, nel caso di una struttura alare, il fatto che vari troppo la forma e la capacità della struttura di generare i giusti carichi aerodinamici viene meno, viene penalizzata. Okay? Al fine di determinare in maniera più precisa, di implementare in maniera più precisa i criteri di robustezza e di rigidezza, forse più che parlare di carichi da un lato e di spostamenti dall'altro, è opportuno riferirsi a delle grandezze che adesso definiamo. La prima di queste grandezze è la tensione. Se voi avete analogamente a prima una barretta di materiale sottoposta a due forze uguali ed opposte, potete chiedervi come questo carico venga trasmesso all'interno della barretta. Allora potete fare questo esperimento ideale, che è di tagliare idealmente la barretta in due parti e evidenziare il fatto che nel taglio che voi effettuate mettete in evidenza l'area della sezione trasversale, che è A. Se considerate solo la parte sinistra di questa barretta, l'estremo a sinistra sarà soggetto alla forza applicata fin dall'inizio F,
e la sezione interna vedrà il manifestarsi di una distribuzione di quelle che chiamiamo tensioni, cioè la traduzione della forza applicata sulla superficie interna. Queste tensioni si possono calcolare nell'ipotesi che siano distribuite uniformemente su questa sezione interna come la forza applicata diviso per l'area. Quindi hanno come unità di misura queste tensioni, forze per unità di superficie. Ok? Quindi è una forza specifica, cioè riferita alla superficie, alla sezione in questo caso su cui agisce. Allora quel criterio matematico di robustezza che noi avevamo scritto in termini di forza, la forza applicata deve essere minore della forza di rottura, la possiamo, dividendo per l'area, tradurre in un criterio che riguarda la tensione applicata che deve essere minore della tensione di rottura a questo punto. In maniera analoga il criterio di rigidezza può essere riferito più che agli spostamenti ad una grandezza, anche questa specifica, più importante, che è la deformazione. Vedete, se voi avete una barretta di materiale rappresentata in nero sottoposta ad una sollecitazione che tende ad allungarla orizzontalmente e a contrarla trasversalmente, beh, potete dire se era lunga L0 nella direzione di applicazione del carico, alla fine sarà lunga L0 più delta L. Beh, diciamo, la variazione di forma la possiamo misurare attraverso una epsilon, che è una deformazione, che è il rapporto tra l'allungamento del materiale o della struttura e la sua lunghezza iniziale. Vedete, anche qui stiamo in un certo senso introducendo una quantità specifica, che non è la variazione di lunghezza o lo spostamento, ma è quella riferita alla lunghezza iniziale, la deformazione. Vedremo poi perché la deformazione può essere vista come un metro di stima della rigidezza del materiale. Ok? A questo punto ci chiediamo: ma la robustezza e la rigidezza dei materiali, come le facciamo? Come facciamo a stimarle? Beh, intanto va detto che sono delle caratteristiche intrinseche dei materiali e possono, da questo punto di vista, essere rivelate attraverso delle prove che si chiamano prove di trazione uniassiale, nelle quali si prendono dei provini fatti di quello specifico materiale con una forma che può essere quella rappresentata in questo disegno e li si sottopone a trazione, cioè un po' come negli esempi precedenti, li si sottopone all'azione di due forze uguali opposte che tendono ad allungarli. E sono prove distruttive perché si arriva ad allungarli fino al punto da farli dividere in due parti. La parte centrale del provino è un pochino più sottile, questo perché si vuole indurre la rottura del provino nella parte centrale, le parti estreme sono un pochino più spesse o più larghe, in maniera tale da favorire, da evitare che si rompa lì il provino e da favorire il serraggio, l'inserimento del provino in una macchina di prova che avrà due ganasce che, diciamo, tendono il provino verticalmente, almeno nel disegno. C'è una lunghezza utile L0, che è quella della parte più sottile del provino, quella centrale, il provino per questo motivo si dice anche a clessidra, e durante la prova si misurerà la deformazione attraverso quale definizione? La stessa che abbiamo dato prima. La variazione della lunghezza della parte utile divisa per la lunghezza iniziale. Ma verrà valutata anche la tensione, esattamente come è stata definita prima, cioè io posso misurare durante la prova la forza che viene applicata alle due estremità e la tensione sarà quella forza divisa per la sezione trasversale del provino proprio nella parte centrale, F su A0. E quindi è possibile, durante la prova nella quale la forza cresce, tracciare dei diagrammi sigma epsilon. E se queste prove sigma, queste prove di trazione, questi diagrammi sigma epsilon li tracciamo per i materiali metallici, come sono molte delle leghe utilizzate in campo aeronautico, le leghe di magnesio, le leghe di alluminio tra le più utilizzate, di titanio, gli acciai stessi, ecco, riscontriamo una curva essenzialmente di questo tipo.
nella quale c'è un tratto iniziale in cui il legame tra la sigma e la epsilon è essenzialmente lineare, quindi un vero e proprio segmento diretta, e poi la curva tende a scendere, diciamo a piegarsi verso il basso, addirittura diventando decrescente in un certo tratto. E diciamo che questo comportamento è un comportamento che viene definito tipicamente duttile, sul quale non ci soffermiamo. La cosa su cui ci soffermiamo sono i parametri di robustezza e rigidezza che abbiamo imparato a riconoscere prima. Allora, intanto la robustezza del materiale viene in qualche modo stimata attraverso la sua tensione di rottura. E da questo diagramma io dove vado a individuare la tensione di rottura? Beh, è il valore della sigma più alto che il materiale riesce a fornire. La rottura del provino in realtà viene in questo punto, ma nonostante questo io posso dire che il provino è riuscito a sopportare una tensione che al massimo è stata questa, e quindi questa è la sua tensione di rottura, un indice della sua robustezza. E un indice di rigidezza? Beh, abbiamo detto che è coinvolta la deformazione, ma in maniera più precisa io direi che a essere indice della rigidezza del materiale è la pendenza del tratto iniziale, del tratto lineare, il tratto nel quale il legame tra la sigma e la epsilon è proprio l'equazione di una retta. Vedete, se io in questo tratto qui, tra il punto O e il punto P, misuro la pendenza della retta, cioè introduco questo parametro che si chiama modulo di Young, no? E il rapporto incrementale tra sigma ed epsilon, la pendenza della retta, ecco, questo modulo di Young è una misura della rigidezza. Perché? Perché se questo modulo fosse molto più alto, o in altre parole, se io avessi un segmento inizialmente più pendente, vedete, se la pendenza del tratto iniziale fosse questa, a parità di tensione applicata, io avrei una deformazione molto più piccola di quella che ho invece nel caso del diagramma rappresentato in nero. Quindi più è grande il modulo di Young, più a parità di carico, cioè di tensione, io ho una deformazione bassa. Questo non è altro che dire che la struttura è più rigida. Quindi sigma R è un indice che misura la robustezza del materiale ed E, modulo di Young, ne misura la rigidezza. Ok? È interessante per curiosità vedere come, per esempio, una tipica lega di alluminio, l'Ergal, una lega di alluminio-zinco usata in campo aeronautico, trattata durante una prova di trazione, si presenta alla fine. Qui abbiamo il provino integro e qui abbiamo il provino danneggiato, si vede la linea di rottura e il provino che alla fine è più lungo di quanto fosse all'inizio, e qui abbiamo delle foto più precise che fanno vedere i due lembi sui quali è avvenuta la separazione. Ecco, i materiali metallici sono tipicamente isotropi. Cosa vuol dire che sono isotropi? Che hanno le stesse proprietà in tutte le direzioni. Cioè, possiamo pensare anche qui a un esperimento mentale, che in realtà poi si può ripetere in laboratorio volendo. Io ho una lamiera di materiale metallico e immagino idealmente di ricavare da questo materiale dei provini in tante direzioni possibili o in tutte le direzioni possibili, no? Come se estraessi, scavassi o ritagliassi il provino in tante direzioni. Beh, se io poi provo quei provini, entro i limiti, diciamo, sperimentali di quello che si può fare, si scoprirà che tutti i provini riveleranno la stessa tensione di rottura e lo stesso modulo di elasticità, cioè vale a dire che in qualunque direzione in un materiale metallico io misuri la tensione di rottura, avrò sempre lo stesso valore. E la stessa cosa per il modulo di Young. Cioè la robustezza e la rigidezza di un materiale metallico, isotropo quindi, sono sostanzialmente sempre le stesse. Ma allora ci poniamo una domanda: ma c'è convenienza ad usare un materiale così? Mi riferisco a questo. Se nella mia struttura io so che le tensioni
sollecitanti, le tensioni applicate, cioè le sollecitazioni che agiscono sulla struttura, sono molto grandi in certe direzioni e molto piccole in altre direzioni. E è un vantaggio avere un materiale che in tutte le direzioni risponde nello stesso modo? Questo è il grande quesito. Beh, allora, nonostante questo sembri un problema, i materiali metallici sono stati utilizzati moltissimo nella storia dell'aeronautica e sono tuttora ampiamente utilizzati. Allora, vediamo come è fatta una struttura alare per capire come i materiali metallici sono implementati nell'architettura tipica delle strutture, per esempio della struttura di un'ala. Qui vediamo il British Aerospace 146 e ci soffermiamo sulla struttura di un'ala, nella quale vedete c'è il rivestimento esterno, che è un lamierino sottile che serve a, tra le altre cose, dare la forma all'ala e quindi a generare i giusti carichi aerodinamici. Ma ci chiediamo, come fate internamente? Beh, internamente vedete ci sono degli elementi longitudinali, in particolare i longheroni, che sono delle travi che corrono secondo l'apertura alare. Ce n'è tipicamente uno e ce ne potrebbe essere un secondo, longherone principale e longherone secondario, e poi ci sono delle travi più sottili che sono chiamate correnti, anch'esse a correre lungo la direzione longitudinale di apertura dell'ala. E poi ci sono degli elementi trasversali che servono a mantenere la forma e a collegare gli elementi longitudinali al rivestimento, che sono le centine. Ok? E allora, prima di capire perché l'ala è fatta così, capiamo anche che cosa, quali sono le sollecitazioni prevalenti in un'ala. Beh, avete visto nel precedente intervento di questa serie, il professor Chua vi spiegava quali sono i carichi agenti su un velivolo e su un'ala in particolare, tra questi c'è la portanza. Beh, la portanza, agendo trasversalmente, per esempio nelle superfici alari, genera la flessione, quello stesso meccanismo che abbiamo visto rappresentato in una delle prime slide sul velivolo in una prova terra e schematicamente qui. L'azione della portanza come carico trasversale fa flettere le semiali. E allora, la flessione genera delle tensioni all'interno della struttura alare che sono prevalentemente dirette secondo queste frecce rosse. E vedete, le frecce rosse sono vicino alla radice più lunghe e più spesse, a indicare graficamente che c'è una maggiore sollecitazione alla radice piuttosto che all'estremità. Ma le direzioni prevalenti di sollecitazione dovute alla flessione sono queste. Okay? Un altro modo di deformarsi dell'ala per effetto di una sollecitazione applicata all'ala in certe condizioni di volo, di manovra, è la torsione, quindi il fatto che l'ala venga indotta a ruotare intorno all'asse longitudinale. Beh, diciamo, è un fenomeno che genera delle sollecitazioni normalmente un po' più basse di quelle dovute a flessione, ma assolutamente non trascurabili, da tenere in conto della progettazione. Beh, in questo caso le direzioni prevalenti di sollecitazione sono, diciamo così, inclinate a 45 gradi rispetto a quelle longitudinali. E anche qui vediamo quel fenomeno per cui più ci avviciniamo alla radice, le direzioni sono sempre le stesse, ma le tensioni sono un po' più alte, sono un po' più intense. Ecco, allora uno dice, ma dunque, mettendo insieme i pezzi del ragionamento, ci sono in un velivolo delle direzioni, in particolare nella struttura alare, delle direzioni prevalenti di sollecitazione. E allora il fatto di usare dei materiali metallici che resistono e sono rigidi in tutte le direzioni allo stesso modo non è uno spreco di materiale? Beh, in realtà quello che è stato fatto è stato, diciamo, a compensare questo problema lavorando sulla geometria. Considerate che la robustezza e la rigidezza di cui abbiamo parlato fino ad ora sono quelle del materiale, ma la robustezza e la rigidezza di una struttura sono anche dovute alla geometria, alla conformazione geometrica della struttura. E allora, vedete, è vero che sono materiali isotropi, metallici, che resistono, che hanno robustezza e rigidezza identica in tutte le direzioni. Ma io con la geometria, riduco gli sprechi di materiale. Perché, vedete,
il fatto che ci siano elementi longitudinali nella semiala, i longheroni e i correnti, è motivato dal fatto che sono quelle direzioni di sollecitazione prevalente dovute a flessione. Le direzioni dei longheroni e dei correnti sono proprio quelle lungo le quali si sviluppano le tensioni prevalenti dovute a flessione. E quelle dovute a torsione? Beh, quelle dovute a torsione sono in qualche modo, anzi, prevalentemente sopportate e gestite, per così dire, dal rivestimento, la parte dorsale, la parte ventrale, e poi a chiudere questo ideale rettangolo, quello che viene chiamato il cassone alare, concorrono due lati verticali del rettangolo che sono l'anima del longherone anteriore e l'anima del longherone posteriore. Quindi è attraverso la geometria che si risparmia peso nelle strutture alari fatte di materiale metallico, compensando poi il rischio di sprecare materiale per effetto della uniforme rigidezza e robustezza in tutte le direzioni. Però rimane quest'idea, no, della possibilità magari di avere un materiale che sia selettivo, che sia rigido e robusto in direzioni diverse in maniera differente. E allora da qui nasce l'idea dei materiali compositi, che sono una combinazione di almeno due materiali, i quali mantengono però la loro identità, cioè non c'è una reazione chimica che poi fa perdere nel risultato finale quella che era l'originale natura dei due materiali, cioè rimane a composito realizzato una separazione fra le due parti, che sono aderenti chimicamente, ma che hanno un'interfaccia ben definita. E i materiali compositi di cui parliamo noi sono materiali costituiti da due componenti, una matrice che è una fase omogenea, un materiale omogeneo tipicamente polimerico, ma può essere anche ceramico o metallico, nel quale vengono annegati i rinforzi. E quindi la funzione della matrice è essenzialmente quella di mantenerli nelle posizioni giuste, più che sopportare il carico. Invece i rinforzi sono la fase dispersa, cioè la parte del composito che viene dispersa nell'altra. E sono tipicamente delle fibre lunghe e in grado di garantire nelle direzioni di loro stesse delle fibre elevate rigidezze e robustezze. Tra le fibre più diffuse, vedete qui, abbiamo le fibre di vetro, le fibre di boro, di carbonio, le fibre aramidiche. Vedete qui in queste immagini la scala è quella delle decine di micrometri, una fibra, ok? E vedete molte fibre, tutte parallele tra di loro, mantenute parallele nelle giuste posizioni dalla matrice, che qui risulta essere nera, diciamo, ma che, diciamo, ovviamente è un materiale plastico nel quale si sono posizionate queste fibre. Ok? Allora, in un materiale composito così fatto, si può dire che abbiamo una condizione di ortotropia, cioè ci sono tre direzioni significative, importanti. Le vedete qui. La direzione 1, che è quella delle fibre, parallela alle fibre annegate nella matrice. E poi abbiamo la direzione 2 e la direzione 3, che sono perpendicolari alle fibre. Vedete, già iniziamo a parlare di direzioni caratteristiche del materiale, cosa che nei materiali isotropi non c'era, perché tutte le direzioni erano equivalenti. Allora, cosa capita? Se io in un materiale composito estraggo dei provini, e posso farlo in maniera diversa, per esempio posso estrarre un provino in questa maniera, in cui la direzione del lato lungo del provino è parallelo alle fibre, e quindi ho le fibre orientate a 0 gradi, cioè sono parallele al lato lungo del provino, quello lungo il quale avverrà la prova. Ma posso anche estrarre il provino, come si dice, a 90 gradi, cioè in maniera tale che le fibre che vengono catturate nel provino siano poi perpendicolari a 90 gradi rispetto al lato lungo del provino, che è quello lungo il quale farò la prova. Ok? Quindi questo già vi fa capire dove stiamo arrivando. Stiamo arrivando al fatto che se io faccio delle prove di trazione su un provino di materiale composito, a seconda di come io lo avrò estratto dal materiale, con le fibre
a 0 gradi lungo la direzione di applicazione del carico o con le fibre perpendicolari a quella direzione, io avrò risultati diversi. Il comportamento di un materiale composito di questo tipo è tipicamente fragile, cioè rispetto al caso del materiale metallico, vedete, si ha solo il tratto lineare e la rottura avviene prima che si possano sviluppare fenomeni in cui la curva, diciamo, perde la sua linearità, ok? Non è questa la cosa importante. La cosa importante è che possiamo ricavare da un diagramma di questo tipo la tensione di rottura, che è la massima tensione, diciamo, sperimentata dal provino e dal materiale durante la prova, e anche il modulo di Young, ok? Che è la pendenza di questo diagramma. Solo che vedete, qui ho specificato il fatto che queste grandezze hanno tre valori, perché io le posso misurare nelle tre direzioni, quella delle fibre e le altre due, a seconda di come è fatto il provino. E avrò tre valori differenti di E e tre valori differenti di tensione di rottura. Giusto per darvi un'idea, qui avete un esempio di provino a 0 gradi, quindi le fibre sarebbero dirette secondo questa direzione, integro, e guardate il tipo di rottura che si sviluppa una volta che l'ho frazionato completamente, si evidenzia la natura fibrosa della struttura. Queste non sono le fibre, sono dei grumi di fibre, ma la natura fibrosa è abbastanza evidente. Diverso il discorso quando traziono un provino a 90 gradi, perché qui le fibre sono dirette in questa maniera e il provino è molto meno rigido e molto meno robusto e la rottura viene a carichi molto bassi e vedete, è una rottura in cui le fibre, diciamo, quasi non manifestano la loro presenza, no? È una rottura abbastanza netta. Questa tra l'altro è una, sono provini in resina epossidica e fibra di carbonio, che è una delle più utilizzate anche in campo aeronautico. Beh, cosa capita allora? Capita che se io faccio lo stesso esperimento ideale della volta precedente, quella dei materiali metallici, cioè immagino di estrarre dei provini in varie direzioni all'interno di un materiale, quello che capita è che, vedete, se questa è la direzione delle fibre, troverò tensioni di rottura molto più elevate nella direzione delle fibre e molto meno in direzione perpendicolare. Stessa cosa per il modulo di elasticità, che è un indice della rigidezza, molto più elevato nella direzione delle fibre, molto più basso nella direzione perpendicolare. E quindi vedete, io posso adattare la direzione delle fibre alle direzioni prevalenti del carico e delle sollecitazioni, perché sono quelle nelle quali la struttura sarà maggiormente chiamata ad essere robusta e maggiormente chiamata ad essere rigida. Ok? C'è un secondo vantaggio dei materiali compositi ed è legato alla, oltre alla direzionalità delle proprietà, alla bassa densità. E vedete in questa tabella un confronto fra materiali metallici e compositi. In particolare, vedete, i materiali metallici sono qui sotto e la loro densità, adesso al di là delle unità di misura, guardate i numeri, e le righe superiori sono quelle di materiali compositi con diversi tipi di fibre e sempre lo stesso tipo di matrice epossidica. Beh, vedete, la densità è molto più, diciamo, è ragionevolmente più bassa. E allora cosa viene, cosa si fa a questo punto per confrontare i materiali? Beh, si confrontano le proprietà specifiche, cioè non è più importante confrontare la tensione di rottura e il modulo di elasticità, ma si confrontano la tensione di rottura divisa per la densità e il modulo di elasticità diviso per la densità, cioè le proprietà specifiche di robustezza e rigidezza riferite al peso. E beh, vedete, in termini di rigidezza specifica, vedete, i materiali metallici sono intorno a 25-26. Alcune dei materiali compositi sono intorno a quel valore, soprattutto in fibra di vetro. Ma se passiamo alla fibra aramidica o alla fibra di carbonio, abbiamo prestazioni molto più elevate. Il vantaggio in termini di robustezza specifica, vedete, invece c'è sempre per quasi tutti i materiali compositi rispetto alle prestazioni dei materiali metallici. Infine c'è una terza proprietà fondamentale dei materiali compositi, che è quella che va sotto il nome di tailoring, che è un po' il lavoro del sarto, la sartoria, cioè
Io non mi accontento solo del fatto che in un singolo strato di struttura io posso mettere le fibre nella direzione che è conveniente, quella di prevalente sollecitazione alla quale reagire con robustezza e rigidezza, ma io faccio strutture di più strati, in ognuno dei quali la direzione delle fibre potrà essere diversa, perché la combinazione degli strati con orientazioni delle fibre diverse mi permette di avere una varietà di comportamento e di ottimizzare ulteriormente il funzionamento della struttura, le prestazioni della struttura rispetto ai requisiti richiesti. Questi tre motivi che ho cercato molto semplicemente di illustrarvi: la direzionalità delle proprietà dei compositi, le loro, diciamo, la loro bassa densità e la possibilità sartoriale di creare strutture multistrato, sono uno tra i principali motivi per cui, vedete, dei velivoli di grandi dimensioni per il trasporto aereo, di recente sviluppo e messa in utilizzo, l'A380 e il B787, come potete vedere, si fa ampio uso di questi materiali e di queste strutture. Grazie dell'attenzione.